Una buona serata e bentornati ad Agenda Italia. Probabilmente ricorderemo a lungo questo 6 dicembre del 2012. Allora, noi avevamo deciso quest'oggi di dedicare la nostra attenzione alla questione riforma elettorale. Poi nel corso della mattina la situazione a Palazzo Madama nel particolare è cambiata. Per il momento tira aria di crisi per il governo Monti, così come stanno battendo le agenzie in queste ore. La goccia che ha fatto traboccare il vaso questa mattina sono state le dichiarazioni del ministro Passera, che ospite della trasmissione di Andrea Vianello Agorà, ha criticato fortemente una eventuale ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi. Ha detto in particolare Passera: non posso entrare nelle dinamiche dei singoli partiti, ma come Italia dobbiamo dare la sensazione che il Paese va avanti. Tutto ciò che può far immaginare al resto del mondo e ai nostri partner che si torna indietro non è bene per l'Italia. E tutto questo naturalmente ha avuto un immediato riflesso poi nell'aula di Palazzo Madama. Al Senato infatti il PDL non ha votato il decreto sviluppo bis, pur non facendo mancare il numero legale, con il governo Monti che ha ottenuto solamente 127 sì, i no sono stati 17, 23 invece gli astenuti. E questo pomeriggio intorno alle 17:40 alla Camera dei Deputati invece è previsto il voto di fiducia al governo sui costi della politica locale. Allora vi presento subito il nostro studio, i nostri ospiti, a iniziare dal vicepresidente dei senatori del Partito Democratico Luigi Zanda. Buonasera, grazie per essere con noi. E poi un esponente del PDL, una vecchia conoscenza dei nostri telespettatori, l'onorevole Manlio Contento. Buonasera e grazie. Buonasera a tutti. E un ex compagno di partito, attualmente nel gruppo misto, anche lui una vecchia conoscenza dei telespettatori di UDEM, l'onorevole Giorgio Straguadagno. Buonasera, grazie. Buonasera. Per essere con noi. Ci raggiungerà tra qualche istante in studio anche il professor Cerulli Relli, che abbiamo proprio invitato a partecipare al dibattito sulla riforma elettorale. Senatore Zanda, che cosa è accaduto stamattina al Senato? Beh, intanto è accaduto qualcosa anche sulla legge elettorale, perché gli incontri che erano previsti per oggi sono stati rinviati e speriamo che si facciano nelle prossime ore. Poi è accaduto qualcosa di diverso da quel che viene riferito, cioè che un sommovimento dovuto a dichiarazione di Passera. Mi sembra che ci voglia una grande coda di paglia per attribuire a Passera i fatti di stamattina. Stamattina c'è il risultato di una serie di eventi politici seri accaduti nel partito di maggioranza relativa del nostro Parlamento, che noi dobbiamo osservare con rispetto, ma che dobbiamo naturalmente anche registrare. C'è la decisione di Berlusconi di scendere in campo. C'è un partito che è dilaniato al suo interno da differenze così consistenti per le quali serpeggia sempre nelle loro conversazioni in Parlamento la possibilità di scissioni. C'è una situazione difficile col governo che non ritengo sia quella che riguarda il provvedimento che oggi il Senato deve approvare, ma riguarda più i provvedimenti in arrivo, quello sull'incandidabilità per i condannati, la questione dell'unificazione della data delle elezioni tra le politiche. Il famoso Election Day. Sì, ma che riguardano non tanto Lazio quanto la Lombardia. Sì. C'è il tema politicissimo del rapporto tra il PDL e la Lega in vista delle elezioni imminenti, e c'è una campagna elettorale che comunque sta qua, sta alle porte. Tutto questo oggi è deflagrato in una con una decisione che io ritengo, avendo parlato con molti colleghi, diciamo amici del PDL stamattina, non fosse fino a poche ore prima a conoscenza nemmeno dei capigruppo del PDL. Quindi con una decisione, direi un ordine, è arrivato che ha deciso un'astensione grave, perché un'astensione che mette a rischio la tenuta del governo e della maggioranza, che non era stata concordata con i partiti che assieme al PDL sostengono il governo Monti, e che avviene mentre è in corso la discussione sulla legge di stabilità, la vecchia finanziaria, che se non venisse approvata, la quale entro la fine dell'anno entreremo nell'esercizio provvisorio. Lo spread è già aumentato di una trentina di punti per le vicende del Senato di questa mattina. Se noi arrivassimo
all'esercizio provvisorio, le conseguenze sarebbero veramente molto serie. Va bene, allora non abbiamo ricordato intanto che è in corso proprio in questi minuti un Consiglio dei Ministri, al termine ci sarà anche una conferenza del Presidente del Consiglio Mario Monti, da quello probabilmente sapremo sicuramente di più. Allora, io vorrei, prima di ascoltare sia l'onorevole Contento che Stracquadanio, ma anche il professor Cerulli Irelli, farvi vedere che cosa stamattina negli studi di La 7 ha detto rispetto alla situazione che vive in queste ore, in questi giorni, il PDL, l'onorevole Crosetto. Vediamo insieme il filmato. Che non si fanno al mattino alle 8:30 dopo quello che è successo ieri, che secondo me ha una rilevanza fondamentale. Cioè, non si può stare, è finito il tempo in cui si possono servire due padroni, o si sta da una parte o si sta dall'altra. Io ho deciso dove stare, vorrei farlo con alcuni colleghi perché abbia un significato politico, ma non è giusto che abusi di questa... della mia presenza qua oggi. Saranno tutti in televisione i suoi colleghi, quindi, cioè... E io invece proprio per questo me ne vado. Crosetto vuole andare via per riunirsi, proprio... però non è solo riunirsi. Riunirsi intendo dire per consultare. Serve anche pensare, siccome sono gesti che magari sembrano banali, ma coinvolgono la vita di una persona. Perché quando una persona dedica 10 anni a un progetto, a un'idea, non è che queste sono scelte facili. Cioè, perché da casa possono sembrare cose che si fanno con la bacchetta, lo dico anche commuovendomi. Cioè, queste non sono scelte. C'è gente che, avendo avuto altre cose da fare nella vita, ha sacrificato una parte della vita. Non tutti ci hanno guadagnato a fare questa cosa, c'era gente che poteva fare altrimenti. Io faccio parte di quella categoria, che guadagnava molto di più facendo altre cose. Per me questi 10 anni sono stati importanti. La scelta di oggi è una scelta che ti interroga anche umanamente, e secondo me va fatta, non è giusto che la faccia in televisione, è giusto che ci rifletta, per cui vi chiedo scusa, lei sa quanto sono cortese con voi, come voi lo siete con me, ma preferisco andarmene a fare altro. Io non posso che, come dire, che rispettare... Rispettate questa, una cosa umana, questa... perché ripeto, io sono arrivato, ieri vi ho detto sì, senza sapere cosa sarebbe successo stasera, però, cioè, ragazzi, non ce la faccio, cioè, io a dire niente non ce la faccio. Ed è giusto che vada a riflettere un però attimo. Però è interessante, tra tanti politici che arrivano per non dire nulla, lui va via perché non vuole dire nulla. Rimaniamo naturalmente, saremo interessati a seguire le mosse, soprattutto se Crosetto... Hanno più valore umano lei politico. Ma ha sentito Alfano in questo minuti? No, è quando alle 7 stamattina, è difficile. Grazie, scusate per la scortesia. No, non possiamo. Non è una. Riteniamo che sia molto significativo, naturalmente parleremo di questo gesto di Crosetto. Arrivederci. E allora è iniziato così questo 6 dicembre con l'onorevole Crosetto che ha lasciato gli studi di Omnibus, La 7, avete visto, queste sono le immagini. Nel frattempo diamo il bentornato anche al professor Cerulli Irelli, lo ringraziamo. Grazie. Per aver accettato il nostro invito. Onorevole Contento, che cosa sta accadendo all'interno del PDL? Ha visto Crosetto, insomma, era piuttosto toccato, no? Ha detto io, insomma, stare qui a parlare di nulla non mi va. Intanto l'amico Crosetto ha dimostrato ancora una volta la sua serietà, che del resto gli è riconosciuta anche dagli avversari politici, e lo ha fatto in un momento estremamente delicato. Io non ho difficoltà a dire che l'analisi del professor Zanda è perfettamente condivisibile. Noi siamo in una situazione di debolezza, di difficoltà, e non riusciamo naturalmente ad uscire da questa situazione così delicata e complessa. Ma il problema qual è? È Silvio Berlusconi? È una candidatura altrettanto forte che non si trova all'interno del PDL? Sono dei nomi che non convincono fino in fondo Silvio Berlusconi? C'è un problema con gli ex-N? Dov'è il problema? Ecco, io credo che il problema sia innanzitutto nella scelta del leader. Perché Berlusconi, non dobbiamo mai dimenticarlo, aveva già fatto il suo passo indietro, di fronte tra l'altro ad una richiesta che veniva da una parte del centro, ricordiamolo tutti, che vedeva in casini la richiesta di fare così, in modo da consentire ai moderati di poter contare su un fronte comune per confrontarsi con il centro-sinistra. E purtroppo la risposta da quel punto di vista non è arrivata. E quindi io credo che proprio questo abbia indebolito e stia indebolendo la prospettiva dei moderati di fare un fronte comune, e all'interno del Popolo della Libertà si sono create effettivamente queste fratture tra chi poteva immaginare e sostenere che la scelta migliore sarebbe stata ancora una ricandidatura del presidente Berlusconi
e tra chi invece spingeva perché ci fosse una scelta completamente diversa. Il fatto che in via definitiva non si sia mai arrivati ad una decisione che portasse quindi o gli uni o gli altri a fare un passo indietro e quindi a determinare un riferimento preciso ha alimentato questi contrasti. Del resto io alla mia sinistra c'ho un amico che è Straguadagno che ha fatto una scelta in via anticipata proprio perché si rendeva conto che era una situazione difficile e che lui riteneva di non dover più sopportare. C'è una crisi profonda del centrodestra, ma io la responsabilità non mi sento di darla soltanto ad un uomo, io la responsabilità la do a un'intera struttura, mi ci metto anch'io, perché se un partito non è in grado di affrontare con serenità e magari con confronti anche serrati, prendendo delle decisioni responsabili, beh, forse non è, come dire, idoneo a potersi proporre in un confronto elettorale alla guida del paese. Io sento il peso di queste parole che sto utilizzando, ma ne sono perfettamente convinto. Concludo dicendo, io spero che questo scossone, perché questo scossone è conseguenza della presa di posizione di Berlusconi, che probabilmente di fronte a questa situazione che si stava trascinando, che si stava sfilacciando, ha deciso di effettuare lui la scelta, che non era mai stata fino in fondo, dicendo benissimo, allora a questo punto, piuttosto di vedere una situazione che va deflagrandosi da sola, metto il peso della mia candidatura in lizza e vediamo a questo punto che cosa succede di qui in avanti. Quanto vale elettoralmente oggi Silvio Berlusconi? I sondaggi che cosa dicono? Perché anche qui i numeri, guardi, oscillano, no? C'è chi parla di un 12%, chi di un 10%, chi di un 15%, chi addirittura di un 18%. Guardi, io le posso dire soltanto una cosa, non vale come riferimento, ma l'ho vissuta personalmente. Lei rammenterà quando ci fu nel 2006 il confronto tra centrodestra e centrosinistra, che il centrodestra partiva in svantaggio di circa 9-10 punti, ha perso per 24.000 voti. Non facciamo questi conti. Si tratterà di capire, qualora si intenda candidare, quali programmi, soprattutto come si rivolgerà agli elettori e se riuscirà a mettere insieme una coalizione. Perfetto, per è molto chiaro. Onorevole Straguadagni, allora, visto che lei ha anticipato i tempi, come ricordavano onorevole Contento, mi dà una sua valutazione complessiva rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni, in queste ore? Ci sono vertici che si susseguono, l'ultimo in ordine di tempo ieri sera, altre 4 ore di chiacchierate tra Silvio Berlusconi, Angelino Alfano, Gianni Letta, l'avvocato Ghedini, alcuni del PDL. Come si risolverà questa partita? Le rispondo più da analista che da protagonista di queste vicende, perché comunque sono vicende. Tanto mi dica se se l'aspettava che si sarebbe arrivato a questo punto. Sì, se no non sarei uscito 6 mesi fa, se non avessi visto imboccare un percorso di autodistruzione. La battuta più divertente di queste settimane, che ha allentato un po' la tensione, l'ha fatta Giuliano Cazzola, quando ha detto il PDL non è più il popolo della libertà, ma il popolo dei lemmings, quegli animaletti che si mandano al suicidio tutti assieme. Ma su questo veniamo dopo, sul perché della crisi del PDL. Vediamo in termini un po' di cronaca e di analisi la posizione del Cavaliere. Il presidente Berlusconi, non più di 3 settimane fa, se non ricordo male, 3-4 settimane fa, fece prima un comunicato e poi un video in cui annunciava in modo solenne la sua decisione di uscire dalla prima linea e di diventare una sorta di padre nobile del suo partito, lasciando il campo alla generazione successiva, che lui stesso in qualche modo. Quindi autorottamandosi, sì, diciamo, intanto in qualche modo. Sì, non mi piace il termine. Vabbè, diciamo, comunque, diciamo, per dare. Era una uscita di scena che faceva seguito anche a un altro video importante che aveva fatto nel momento in cui era caduto il governo Berlusconi e si apriva la strada al governo Monti, che è nato, ricordiamolo, senza che Berlusconi abbia avuto una formale sfiducia in Parlamento. Quindi ci sono stati due gesti nella linea, come dire, di un progressivo allontanamento per favorire una transizione politica prima in Italia e poi nel suo partito. Proprio in quei giorni fece prima il comunicato e poi, siccome dopo il comunicato i giornali discutevano ancora quanto fosse vero, quanto fosse sincero quell'annuncio, lui lo ribadì con un video. 3 giorni dopo, il Tribunale di Milano lo condanna per un reato per cui a Roma era stato invece prosciolto con archiviazione per assenza del fatto, perché non sussisteva né il fatto né il capo di imputazione.
A torto o ragione, il presidente Berlusconi riteneva che quel suo gesto, quel suo passo indietro, facesse fare un passo indietro anche alla persecuzione giudiziaria che obiettivamente c'è stata nei suoi confronti in questi anni. E dico a torto o ragione perché era difficile pensare che un processo che era in un tribunale presieduto da un magistrato che aveva già dimostrato una certa avversione nei confronti del presidente Berlusconi, che lo aveva condannato già in un primo grado in cui poi lui era stato prosciolto in appello, e che era stato ricusato, ma l'istanza di ricusazione non era andata a buon fine, quindi c'era stata, come dire, guerra giudiziaria secondo gli strumenti del codice di procedura penale. Magistrato Ilda Bogassini? No, parlo del giudice da Vossa. Perdoni. Eravamo in un momento in cui ormai si era concluso il procedimento, siamo in Camera di Consiglio. Sì. Forse lui si attendeva che aver deposto lui le armi la facesse deporre altrettanto, anche ai suoi nemici storici dichiarati, cioè l'ordine giudiziario, parte dell'ordine giudiziario. Questo non è accaduto, e da lì è nata quella conferenza stampa di Villa Gernetto dove lui ha ripreso in mano la situazione, ha dichiarato sostanzialmente battaglia aperta non soltanto rispetto alla sua condanna, ma anche rispetto al quadro politico, cominciando una pesantissima critica nei confronti del governo che fino allora non si era mai estrinsecata così apertamente. Nelle settimane successive, questo fatto che è stato determinante, secondo me è stato sottovalutato largamente dal gruppo dirigente del PDL e anche dai suoi gruppi parlamentari. Quindi dal segretario in giù. Esattamente. Che non hanno capito che eravamo giunti a un punto di svolta, in ordine al quale o si riusciva a creare una condizione per la quale Berlusconi non si sentisse nella condizione in cui la caduta dal potere politico lo facesse diventare anche un probabile, come dire, condannato in tutti i procedimenti che restavano aperti, o altrimenti lo scenario politico non si apriva. Questa è una classica situazione nella quale l'azione politica della magistratura esplica effetti anche imprevisti e non voluti. Di fronte a questo quadro e di fronte all'incomprensione del suo gruppo dirigente, che ha sempre, come dire, cercato di interpretare la crisi del partito come una crisi di leadership, quando invece a mio avviso era una crisi di politica. Cioè il PDL oggi manca di un'offerta politica e ha un tasso di revanchismo rispetto al fatto che ha perso il governo e non ha interpretato la caduta del governo come un fallimento del suo, una mancata realizzazione del suo programma. Perché se al momento in cui cadeva il governo ci fosse stata una seria considerazione dei propri errori, invece che una orgogliosa rivendicazione anche dei meriti che non si avevano, e in questo per esempio io trovo che è stupefacente quello che dice il mio amico Renato Brunetta, che avendo contestato aspramente il ministro dell'economia del governo Berlusconi quando era in carica, essendo venuto a scontri... Il povero Tremonti, sì. Povero, insomma. Vabbè, insomma, c'ha i suoi, Giulio Tremonti, C'ha, come dire, c'ha le sue responsabilità anche, sì, anche lui, perché se l'Italia è uscita ridicolizzata in Europa è perché il governo parlava, il premier diceva una cosa e il ministro dell'economia lo smentiva un istante dopo di fronte al consenso internazionale. E anche viceversa, no? Esatto. È un teatrino che abbiamo visto spesso ripetersi. Non si può avere un governo bicefalo, sì, di fronte al mondo. E la rivendicazione, dicevo, la follia del mio amico Brunetta era quella di rivendicare quello che lui aveva contestato come un merito contro il governo Monti. Quando invece la mia opinione era che nel momento in cui il presidente Berlusconi aveva favorito la nascita del governo Monti, con il suo gesto che poteva non esserci, perché poteva arrivare anche a portare allo scontro nelle aule parlamentari fino a essere sfiduciato e decidere di andare alle elezioni invece che di favorire la nascita del governo, era nel pieno delle sue carte politiche a disposizione in quel momento. Beh, se avessero scelto la linea di sostenere in modo forte il governo, facendolo in qualche modo proprio, non dobbiamo dimenticarci che a nominare
Monti commissario europeo la prima volta è stato Berlusconi, proprio Silvio Berlusconi, certo, con il suo primo governo. È chiaro. Ed è lì che nasce la crisi politica di questo. A questo punto, di fronte a un gruppo dirigente che sa solo presentare, cioè non sa offrire un'alternativa politica al presidente Berlusconi, ma semplicemente mi candido io, ti candidi tu, o si candida un altro, o facciamo le primarie per scoprire chi si deve candidare. Torna in campo l'originale. Lui ha sentito ieri, secondo me, una riunione di quelle deliranti, come purtroppo spesso capita, e li ha mandati tutti a casa e ha preso la sua decisione. Perfetto, è molto tutto chiaro. Qua. Professor Cerullirelli, allora, noi ci siamo sentiti in questi giorni, abbiamo organizzato un bel approfondimento sul tema legge elettorale o riforma legge elettorale. Già nei mesi precedenti, insomma, ci eravamo trovati più volte qui in studio per affrontare questa questione. Insomma, alla luce di quello che sta accadendo quest'oggi, sembra il problema in qualche modo essere superato o no? Lei che impressione ha, anche ascoltando questo, naturalmente, gli ospiti che quest'oggi sono, sì, qui in studio? In questo momento io sono fuori dal Parlamento, sì, quindi so quello che circola nella stampa e nelle conversazioni tra amici. Mi pare francamente, non so, loro lo sapranno meglio, mi pare francamente impossibile, ad oggi siamo al 6 dicembre, tra pochi giorni è Natale, si deve fare la legge di stabilità, c'è la crisi che oggi in qualche modo si è concretizzata, almeno ci sono le prime avvisaglie, credo che sia materialmente impossibile che si faccia la legge elettorale, insomma, almeno questo. Quindi in questo caso... Mi dice intanto che rischi vede, per esempio, a un ritorno alle urne con il Porcellum? Beh, innanzitutto di fronte all'opinione pubblica... Visto che si parla spesso di astensionismo, di Movimento 5 Stelle... Di fronte all'opinione pubblica, non solo il nostro partito, ma tutti i partiti fanno una figura terribile, insomma, è un ulteriore pezzo di scontento popolare che si va ad aggiungere a tutti gli altri. Noi avevamo promesso la riduzione consistente del numero dei parlamentari e la legge elettorale che consentisse ai cittadini di esercitare delle scelte. Insomma, questo era stato promesso e da tutti i partiti che oggi reggono il governo, quindi anche dagli altri. E quindi questo è un fatto molto grave da un punto di vista politico, che in una situazione già difficile per le forze politiche di presentarsi di fronte all'opinione pubblica rende il tutto più difficile. Per quanto riguarda il Partito Democratico, credo che nell'ultimo mese tutta la vicenda delle primarie abbia notevolmente rafforzato, insomma, la sua immagine, anche il suo contatto, insomma, con l'elettorato, con la gente. Quindi, però complessivamente il sistema politico ne esce sconfitto. Ora io voglio dire soltanto due cose se si va a votare con questa legge. Primo, che si devono fare le primarie. Noi l'abbiamo promesso in tutti i modi. Per le candidature? Per le candidature. Allora, le primarie vere, come quelle che abbiamo fatto per il Premier, sulle candidature, insomma, correggerebbero uno dei due difetti grandi della legge vigente, cioè l'impossibilità per il cittadino di scegliere i parlamentari, perché con le primarie si scelgono, se sono vere e se poi si rispetta l'ordine nei listini dei voti che i candidati hanno avuto nel confronto delle primarie. Quindi resta però l'altro difetto gravissimo, che è anche un problema di costituzionalità, come rilevato dalla Corte, e cioè il fatto che non c'è un tetto minimo per accedere al premio di maggioranza. E questa è una cosa molto grave. Insomma, la legge truffa degli anni 50, che diede luogo a barricate da parte di partiti che oggi in parte stanno dentro al PD, prevedeva un tetto del 50%, 50% della coalizione. Raggiunto il 50 si aveva un premio per poter governare meglio. Capisce? E qui noi abbiamo una situazione in cui un partito o una coalizione può avere il premio con il 30%, con il 28%, insomma è una cosa pazzesca che non c'ha precedenti in nessun altro paese ed è incostituzionale. Quindi ora questo andava sanato, almeno questo andrebbe ancora sanato, prevedendo un tetto, insomma. Altrimenti, come? Lo ha detto Bersani. Lo ha detto Bersani. No, lei glielo ha spiegato Bersani. Bersani è l'unica cosa che non vuole toccare, questa.
esponenti del PD dicono in tutti i talk show, l'unico punto buono di questa legge è che il giorno dopo il voto si sa, chi ha vinto e perso. Cioè, questo è giusto, però questo avviene... Per saperlo bisogna che dia il premio di maggioranza, se non dà il premio non si sa. Non un premio di maggioranza senza tetto. Ora senza limite, insomma, questo è un discorso obiettivo. Ma non possiamo neanche fissarlo sulla base delle aspettative elettorali, diciamo. Certamente no. Si sarebbe dovuto raggiungere un accordo su parametri obiettivi, insomma. Capisco che oggi questo sarà estremamente difficile raggiungerlo. La proposta Malan, che prevede un premio di 76 deputati, mi pare, se non ricordo male, 76 deputati al partito o alla coalizione che è arrivata prima, tutto sommato potrebbe anche andare da questo punto, un correttivo potrebbe anche esserlo, perché per esempio il partito o la coalizione che ha raggiunto il 40%, forse anche il 38%, avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera. Quindi insomma potrebbe anche essere un correttivo, non credo che ci sia più spazio per portarla avanti, era una proposta di qualche tempo fa. Però insomma, ecco, noi un correttivo su questo lo vorremmo. Capisco che ci sono delle esigenze di alcune forze politiche, probabilmente anche quella alla quale io sono un semplice iscritto, che si potrebbe sentire in qualche modo avvantaggiata dall'attuale legge elettorale. Però poi insomma si deve scontrare con tutta una serie di critiche dell'opinione pubblica, di attacchi forti, vengono anche dal Quirinale, insomma. Quindi vi sono tutta una serie di motivi che io credo che dovrebbe ridurre ancora, se si fa in tempo, a intervenire, è molto chiaro. Altrimenti l'unico correttivo sono le primarie. Perfetto, allora Presidente Zanda, i sondaggi parlano chiaro, no? In questo periodo penso per esempio agli numeri che sono stati forniti non più tardi la settimana scorsa da Pagnoncelli, che dava il Partito Democratico intorno al 33-34%, insomma ai massimi storici. Quindi uno potrebbe anche pensare, vabbè, il Partito Democratico può a questo punto approfittare del Porcellum, no? La coalizione prendersi tutto quello, esatto, mettendo dentro Sel, si può superare addirittura il 40%. Che farete con questa legge elettorale? Farete le primarie per le candidature? Non farete nulla? I tempi Io vorrei evitare di mettermi a discutere tecnicamente di legge elettorale, che è una delle normative più complesse. Sì. Dico solo questo, è un anno che io partecipo per conto del Partito Democratico al dibattito e alle trattative sulla nuova legge elettorale. Per 4 volte noi abbiamo raggiunto un accordo, quindi per 4 volte in questi ultimi 12 mesi la legge si sarebbe potuta fare con un'amplissima maggioranza e 4 volte è stata rimessa in discussione dal PDL. Però, vede, perché? Perché? Questo dibattito che noi stiamo facendo oggi, che devo dire è un dibattito di altissima civiltà e molto interessante, negli interventi dell'onorevole Contento e dell'onorevole Straquadagno hanno indicato il nodo della questione, cioè che se non verrà risolto tutto è difficile, compresa la legge elettorale. Cioè noi vediamo la crisi di un sistema di partiti, che non è una crisi soltanto italiana, è una crisi molto più generale. Insomma, è la crisi dei partiti personali, è la crisi quindi del PDL, che è stato un partito personale, insomma addirittura padronale, la crisi dell'Italia dei Valori, la crisi della Lega Nord, la crisi della destra francese con Sarkozy, che sta allo sbando, ma non sta allo sbando perché manchi una cultura liberale di conservazione, perché si è imposta negli ultimi 10-20 anni un modello di partito che quando entra in crisi esplode, perché il partito personale quando entra in crisi esplode. E noi abbiamo in più la questione che adesso Straquadagno ha ricordato, che è importantissima, che non riguarda soltanto Berlusconi e la magistratura, ma riguarda i rapporti difficili tra la magistratura italiana e la politica italiana. Poi all'interno di questo c'è il problema Berlusconi, che diciamo così, di questioni ne ha avute tante, ne ha avute prima di entrare in campo e ne ha avute tante dopo. E la questione tra la politica e la magistratura, io so che
molti magistrati hanno sbagliato e probabilmente continuano a sbagliare, ma la politica si vuole interrogare sul perché non è riuscita mai a riformare in un modo serio la giustizia e vuol fare un mea culpa sui livelli di degenerazione che la politica ha avuto? E mi sembra, per accennare una questione da cui ha accennato Contento, anche insomma, Casini non ha bisogno di avvocati difensori, lui ha detto, beh sì, Berlusconi si ritira, adesso vediamo che non si è ritirato, però noi vorremmo sapere dal PDL avere anche un po' un'ammissione di quelli che sono stati gli errori di questi ultimi vent'anni. Cioè, noi non siamo per caso agli ultimi posti in classifica dei livelli della corruzione nel mondo. Non è per caso che la Corte dei Conti dice 60 miliardi, l'analisi di il fatturato della corruzione in Italia. Allora, quindi che la magistratura abbia un'attenzione alla politica, ce lo dicono questi dati, e mi sembra che noi non possiamo rimuovere il problema dicendo che è colpa della persecuzione giudiziaria, perché in realtà, ecco, anche Berlusconi forse dovrebbe convenire che, insomma, comportamenti al limite anche lui li ha tenuti, e adesso la civiltà di questo dibattito mi suggerisce di non andare oltre. Va bene, questo ci fa piacere naturalmente. Si tornerà a votare col Porcellum secondo lei? Io le dico che ci sono i tempi, nonostante io pensi che la legislatura non durerà ancora a lungo, penso che se noi potessimo sederci questa sera sui punti su cui abbiamo già convenuto, il Parlamento potrebbe... Cioè, perché le leggi elettorali si possono approvare in una settimana, purché siano state ovviamente concordate. Ci sia la volontà politica, perfetto, è molto chiaro. Onorevole Contento, senta, ha intenzione di ricandidarsi, andiamo al sodo. Ma sa, nell'ambizione di un uomo politico c'è sempre il desiderio di rimanere in pista. Credo che sia giusto però intanto capire cosa succederà all'interno del Popolo della Libertà. E soprattutto vedere se attraverso... Lei per esempio agli XN come guarda? Visto che sembra che ci sia anche questo problema oggi, per esempio Giorgia Meloni, che l'ha confermato un paio di sere fa ospite di una trasmissione televisiva, ha detto io comunque resto in campo per le primarie, insomma sono convinta ancora che si possa andare avanti su questa strada. Mi sembra insomma che questa ipotesi sia definitivamente tramontata, no? Io sono e rimango un uomo di destra. Credo che questo Paese abbia bisogno di rifuggire dai campanilismi anche in politica, perché sono purtroppo questi campanilismi che hanno sempre impedito un confronto negli schieramenti che si fronteggiano in senso elettorale, e credo che sia questo il vero problema del Paese. Perché, vede, attraverso anche i sistemi elettorali questa conflittualità è venuta aumentando, e i personalismi, ivi compreso certi atteggiamenti della magistratura, perché... Professor Zanda, non possiamo dimenticare che le indagini nei confronti di Berlusconi esplodono esattamente nel preciso istante in cui lui si candida a diventare il Presidente del Consiglio. E senza voler di questo fare alcuna forma retorica, credo che basti sfogliare i giornali degli ultimi vent'anni per ritrovare la conferma di tutte queste cose, e non intendo entrare nel merito. Quello che volevo dire è che questo confronto è diventato un confronto esasperato. E i personalismi l'hanno reso ancora più esasperato. Quindi oggi noi non facciamo altro che tentare di ovviare ad una situazione che è sfuggita di mano a tutti i partiti. È vero che il Partito Democratico, non ho difficoltà a darne atto, gode buona salute, ma non posso dimenticare che attraverso le primarie c'è stato un confronto serrato e per nulla di tipo secondario, tra il tentativo di rinnovare, chiamiamolo un establishment che pure c'era e che era sostenuto anche da una platea di iscritti, perché quel partito è forse l'unico partito rimasto in forma organizzata seria all'interno del nostro paese, ma che comunque era in fibrillazione, perché questi conflitti non sono finiti qui. E anzi, Bersani oggi avrà anche il compito di valutare, di fronte alla proposta politica che si accinge a presentare agli italiani, quali saranno gli effetti dell'alleanza che fa attraverso Vendola e SEL. Per quanto concerne poi l'esasperazione, beh, se la politica è delegittimata, perdonatemi, non ne parlo in senso generale, ma la magistratura cosa dobbiamo dire? Quando all'Ilva di Taranto, dopo decenni in cui un'azienda funziona, dove un quartiere che prima aveva alcune migliaia di abitanti viene autorizzato ad ingrandirsi fino ad arrivare a ridosso sostanzialmente del confine, di Taranto, il famoso cantiere Tamburi, sì. Quando il governo tende
ad ovviare una situazione che riguarda 20.000 famiglie, adotta un decreto legge e questo decreto legge viene contestato dalla magistratura. Quando all'interno delle procure ci sono conflitti serrati, quando non sappiamo oggi se la sentenza nei confronti di Vendola sia stata presa da un magistrato imparziale perché è stato contestato da alcuni sostituti procuratori e gli altri si sono immediatamente precipitati a sostenere il magistrato giudicante, beh, perdonatemi, ma io al di là della situazione del Popolo Libertà, e non lo dico perché mal comune è mezzo gaudio, dico auguri a chiunque vincerà le elezioni per questo paese. Però una risposta alla mia domanda, si ricandida oppure no? Guardi, io non me la sento, Italia, sono un po' come Crosetto, voglio capire cosa succede, mi creda, io non penso di avere una storia politica importante, però una storia politica ce l'ho. Vengo dalle organizzazioni giovanili della destra, credo di aver sempre creduto nell'attività che ho fatto, ho cercato di servire il mio paese anche come parlamentare e voglio cercare di capire dove stiamo andando. Perfetto. Perché non è obbligatorio. Ecco. Va bene. Straguadagno, senta, mi dica con una battuta intanto, come ha guardato alle primarie del centrosinistra? Le è piaciuto come esercizio di democrazia? Mi è piaciuto per la semplice ragione che finalmente abbiamo avuto una contesa reale, cioè c'erano due proposte fortemente, come dire, alternative che si sono confrontate. Le sarebbe piaciuto vedere altrettanto al PDL? Beh, non mi faccio fare la battuta di Crozza, che dice se adesso ci sono le primarie del PDL ci troviamo Renzi di nuovo candidato premier. Senta, è una storia diversa quella del PDL, è difficile arrivare. Senta, io quindi però, non ci ho mai creduto alle primarie del PDL. Io a suo tempo, diciamo circa prima di uscire, circa 7 mesi fa, avevo proposto assieme ad altri amici quelle che poi sarebbero state adottate da Alfano, cioè le primarie sequenziali all'americana. Sì. Peccato che per farle sequenziali all'americana ci voglia almeno un anno. Ah beh, non c'è dubbio. E bisogna farle regione per regione. No? Non si può usare neanche un center. Per mandare la gente a votare, sì. Il center, non per accogliere il loro voto, ovviamente. Vabbè. Ma le primarie sequenziali all'americana hanno un grande effetto, che non soltanto consentono di indicare un premier, non soltanto un candidato premier, non soltanto fanno emergere delle personalità, ma ricostituiscono un partito che è in crisi perché ne rifanno la base elettorale. E la prima obiezione che le faccio è che la domanda è sbagliata, nessuno si candida, qualcuno viene candidato. Sarà perché candidato? Deve esistere un'organizzazione che ti candida. Ma sarà candidato? In secondo luogo, al momento non esiste un'organizzazione che abbia, come dire, che mi veda come tra i possibili, il suo nome. Tra possibili candidati. Bene, perfetto. Dopodiché, siccome, come diceva Contento, ma come diceva più autorevolmente Gaetano Mosca, compito di un buon politico è essere rieletto, perché soltanto così ha uno stimolo a ben agire, io penso che sia tra i miei compiti essere rieletto. Perfetto, va bene. Professor Ceruglierelli, allora siamo in chiusura, mi aiuta a fare un po' una sintesi di quanto questo pomeriggio ci siamo detti? Allora, se dovesse andare a votare a marzo, scenario A, diciamo così. Ma veramente si dovrebbe votare ad aprile. Ad aprile, va bene. Forse converrebbe un po' a tutti? Converrebbe al Partito Democratico? Converrebbe a Silvio Berlusconi? Converrebbe a Mario Monti, che probabilmente riuscirebbe a guadagnare il Quirinale, così come qualcuno si è azzardato a scrivere in questi giorni sui quotidiani? Cioè, converrebbe potrebbe cosa? Essere una partita in grado di mettere d'accordo un po' tutti, da sinistra a destra, passando per il centro? Cioè votare ad aprile? Sì. Votare ad aprile? Sì. Ma io credo che innanzitutto servirebbe per portare a casa tutta una serie di importantissimi disegni di legge che pendono in Parlamento. Quindi come cittadino io vorrei che la legislatura si concludesse. Ci sono provvedimenti importantissimi, ricordo tra gli altri quello delle province, sul quale abbiamo tanto lavorato e che sta là, non sappiamo se passa o se non passa, con un caos generale in tutto il territorio nazionale. Quindi innanzitutto noi vorremmo che almeno fino a marzo il Parlamento continuasse a fare il suo lavoro, come deve fare. Insomma. Va bene, è chiaro. Presidente Zanda, chissà insomma, se si voterà ad aprile, insomma, guardando la cronaca di queste ore il voto sembra essere anticipato di qualche settimana? No, ha ragione Ceruglierelli che tutti avremo convenienza a votare ad aprile, alla scadenza naturale. Naturalmente la convenienza rimane se le Camere lavorano bene, se si trasforma l'attività parlamentare in una guerriglia in cui i provvedimenti invece di essere approvati vengono magari danneggiati, mortificati, snaturati, allora questo non è più conveniente. Quindi diciamo così, come al solito, e siamo noi che abbiamo la responsabilità di quello che succederà. Cioè l'episodio di stamattina al Senato non è un episodio di quelli che allungano la legislatura, Va bene, perfetto. Senta, non le chiedo come vedrebbe Mario Monti al Quirinale.
Però potrebbe accettare Monti quell'offerta, secondo lei? Va bene a non chiedermelo, perché se me lo chiedesse non risponderei, perché il Quirinale è diventato nel nostro ordinamento il punto di equilibrio più stabile e quello che garantisce il sistema più di qualunque altro. La famosa camera di compensazione. Cioè l'instabilità della politica rende necessaria la figura che molto intelligentemente i costituenti hanno costruito. E quindi credo che giocare con le candidature al Quirinale con il toto nomine sia veramente una cosa poco seria, quindi io non le risponderei se le va benissimo chiedessi. Allora la domanda non la facciamo, ci fermiamo qui per il momento. Io ringrazio i nostri ospiti, naturalmente il senatore Zanda, l'onorevole Mario Contento, l'onorevole Stragodani e il professor Cerulli Relli. Per quanto riguarda Agenda Italia è tutto, ci ritroveremo tra una settimana per parlare ancora di legge elettorale o di legge di stabilità o di altro, chi lo sa, lo vedremo nelle prossime ore. Una buona serata e a presto.